Il mio errore più grande entrare nell'area vittoria è stato il mio errore più grande. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Federic 95 Ita e benvenuti finalmente al 35esimo episodio di Pamon Rubinomica Extreme Randomize. Ragazzi, siamo sul percorso 127, pronti per raggiungere la via vittoria. Perché sì, non siamo pronti per la Lega, ma forse la via vittoria ce la possiamo fare. Perché come avevo detto nello scorso episodio, dove abbiamo sconfitto Dio e catturato un Uppa, episodio assurdo, avevamo detto ragazzi che ci dovevamo allenare. Ma ho detto forse la via vittoria ce la faccio, per la Lega dovrò farlo per forza. Quindi intanto arriviamo almeno al ciglio della Lega e vediamo se in questa parte riusciamo a battere Lino, ma non ne sono sicuro. Comunque oggi è giovedì e vi ricordo che ogni lunedì e giovedì esce Rubino Omega. Quindi, beh, se siete qua è perché è giovedì. E sì, giovedì alle 14, lo ricordo sempre, programmazione 100.000, yeah! Allora, per iniziare, naturalmente vi invito a lasciare un bel pollice in su e a commentare questo video e di passare su Instagram, perché io pubblico un sacco di foto fighe su Instasnap ed è una figata, quindi passateci. E sì, se è buio un po' lo schermo in questa parte è perché sì, è sera, sì, sto registrando di sera, wow. Comunque siamo qui sul percorso 128, ho cascata, o sub, o... perché l'ho chiamato sub e non sub? È tipo subway, ma va bene. Abbiamo forza, abbiamo spaccarocce, abbiamo tutte le MN che ci servono per oltrepassare la via vittoria. Ora, la strada da via vittoria. Qual è? No, perché non lo so, ragazzi, non me la sono preparata, quindi andremo tutto a caso, ed è questa la cosa bella. E comunque batteremo anche un po' di allenatori nell'acqua. La vittoria è molto lunga, quindi non so se riesco a farla tutta in una parte. Noi ci proviamo, in caso battiamo allenatori e facciamo allenamento. Comunque gioco con Donkey Kong a livello 55, porca puttana, questi hanno i Pong a livello 57. Benissimo. Comunque facciamo un po' un gran fisico, così che ci bottiamo un po' e poi li scaldiamo addosso Nemesi. Comunque lui ci va di Cosmo Forza. Che belle le stelle. Ti aumenti la difesa. Non male, non male, non male. Però se ti aumenti la difesa, il mio attacco Nemesi avrà il danno neutro. E porca puttana ti sciotta. Benissimo. Grande Donkey Kong che ha un attacco che fa veramente paura. Tra l'altro sono curioso, ragazzi, sono curioso di vedere un po' quanto c'ha d'attacco Donkey Kong, ovvero Slaking. Vediamo un attimo quanto c'ha d'attacco, perché sono veramente, veramente, veramente curioso. Porca puttana, 226 d'attacco, ragazzi, questo uomo mette paura solo a guardarlo. Minchia, e pensate un po', con l'attacco 200 e passa, quando usa Gran Fisico... Cioè, questo Pokémon quando arriverà, tipo, a livello 100 avrà 1000, sì, 1000 d'attacco. Cioè, avrà 400 d'attacco, per dire, se non di più. Spaventoso. Dov'è che dobbiamo andare? Un po' su? Ci dovrebbe essere la cascata. Che figata. Questi che ci dicono intanto? Vediamo un po'. Accidenti, non riesco. Per un fanta allenatore come me, la serie è una cascata, dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Ma se non hai cascata, c'è poco da fare. Allora, è vero quello che dicono. Se non si sconfigge Adriano, il capovaresto di Cenneride, non si può usare cascata fuori dalla lotta. In teoria potresti usare volo e poi una volta usato volo, cioè fai così sopra la cascata. No, nel mondo Pokémon non puoi farlo, mi dispiace. Usiamo cascata, woo! Minchia un ascensore, raga. Sono partito in cielo. Allora, qui abbiamo due grotte, credo siano... Oh, queste due grotte, ragazzi. Eh no, non ci sono strumenti, non c'è niente, c'è poco da fa. Pensavo che magari erano riconducibili dalla... via vittoria a fuori, ma almeno che non ci sia uno strumento qui a destra, no. Comunque abbiamo il centro Pokémon, che non ci interessa il centro Pokémon, perché... perché non ci interessa il centro Pokémon? Perché la squadra è al massimo. Ho già tutti curati, a parte un Nemesi in meno e un Gran Fisico in meno, ma ci abbiamo tanti Pokémon, ragazzi, quindi ce la dovremmo fare. Siamo qui alla via vittoria, ragazzi, e proviamo a entrare, vediamo un po' cosa succede. Ah, qui l'acqua è di profondo colore blu. Vuoi usare surf? Certamente. Usiamo surf e andiamo all'arembaggio. Allora. Piano. Ah, poi chissà che Pokémon si trovano in questo percorso. Oddio,
Deoxys, si trova Deoxys, che figata. No, ok. Peccato, volevo trovare Deoxys, che non sarebbe stato male. Cioè, nella scorsa parte, uppa, e ora Deoxys. Da spararsi. Allora. Sì, devo spostare i massi e andare avanti. E il problema è, la strada qual è? Ragazzi, non lo so, andremo a intuito. Vediamo un po' dove andare. Andiamo su di qua. C'è una Pokéball, va bene, una Pokéball che è una cura totale, una cura totale in più che non ci fa male di certo. Più ne abbiamo meglio è, ma per andare più veloci direi di usare questa. Oh, anzi no. Sì, dai, la bicicletta, usiamo la bicicletta, non mi va il metal detector, raga. Ok, battiamo il primo allenatore della via Vittoria e vediamo un po' a che livello hanno i Pokémon. Io ragazzi già so che avranno dei livelli assurdi, sarà veramente difficile per noi batterli. Con che tono poi di gola ve lo sto dicendo? Un P-Dub. P-Dub contro Donkey Kong, un attacco di tipo lotta non avrebbe effetto. Il mio errore più grande entrare nella via Vittoria è stato il mio errore più grande. Già. E il bello è che il livello 67 non è un cazzo, perché la Lega ce l'avranno all'80 i Pokémon, se non al 100. Maledetto il giorno che sono entrato nella via Vittoria, ovvero oggi. Addio! So già che ne uscirò morto. Già. Però finché mi mandano Pidav, Meo, Kakuna, Pokémon diciamo non tanto forti, posso farcela. Finché mi mandano tutto posso strafarcela. Ma se mi cominciano a mandare leggendari, ragazzi, la vedo abbastanza fatta. La vedo fatta, la vedo fatta come questo Utut che ha degli occhi spalancati che non ho. È fattissimo, ragazzi, è fattissimo questo Utut. Cioè, veramente, gemmo forza. Meno male che il nostro Donkey Kong ha comunque una difesa buona. Prendiamoci di Nemesi e usciottiamo questo Utut perché ci siamo gustati. Allora, nonostante il mio Donkey Kong c'ha due mosse di tipo lotta, vi posso assicurare che lui è di tipo normale, questo ve lo posso assicurare. Però vabbè, c'ha Nemesi che compensa con la stab, ragazzi, quindi fa veramente male. Allora, molti mi chiedono, ma che fai, Federico, che dici sempre, che cos'è questa stab? La stab, ragazzi, sarebbe quando voi avete un Pokémon quando voi avete un Pokémon di un determinato tipo e c'ha una mossa dello stesso tipo. Quindi se io ho un Charizard di tipo fuoco, che poi è di tipo fuoco ma va bene, e uso la mossa stab, per esempio uso Bracero o Lanciafiamme. Spaccaroccio non è una mossa stab di Charizard perché non è di tipo fuoco. Grazie. Allora, Arita. Sei pazzesco. Ah, che cazzo, un Blissey. Minchia. Minchia, un Blissey. Che livello è? Minchia, 70. Raga, questo non lo butto più giù. Cioè, forse posso andarci un troppo forte, forse lo sciotto. Ma, minchia, ti prego, sciottamelo, Sciottamelo, Minchia, meno male che c'ho mosse di tipo lotta, raga, perché sennò non l'avrei mai buttato giù, ma proprio mai nella vita. Addio, comunque vi voglio ripetere ancora Instagram all'infinito, cioè seguitemi su Instagram perché lì metto aggiornamenti. Se voi vedete che un giorno non esce Rubinomica, su Instagram spiego il perché. Se vedete che un giorno non esce una determinata cosa, su Instagram sapete il perché. Perché? Sono diventato al giapponese, tutto insieme. No, fiale punte, grazie, non mi interessa. Ah, e un'altra cosa che vi volevo dire è che domani esce un episodio molto speciale di una nuova serie sul canale. Ma se mi seguite su Instagram sapete cosa esce. Se non mi seguite non lo sapete. Quindi non ve lo dirò nel video. Vi costringerò ad andare sul maledetto Instagram. Andateci perché ragazzi è utile. Non sembra a me utile Instagram. Ok, vedo leggermente buio. Leggermente. Dove cazzo sto? Minchia. O comunque sto con sta parola minchia ci vado pesante. Lo dico ogni due secondi, minchia. Allora. Oh my god. Oh my god. Forse faccio così. Un trucchetto, raga. Se fate così col 3DS, guardate così, riuscite a vedere dove andate. Ed è una figata. Qua ci sono due sassi. Uno. Ah, pipissimo. Ok, se sto anche così riesco a vedere. Minchia, ragazzi, fanculo flash, hackero il sistema.
Anche qua c'è una vecchia da sbattere. Da sbattere, raga, una vecchia da sbattere. Non hai scampo. Guarda, ho paura. Ho solo tanta paura, guarda. Alana, manda in campo Swanna. Che poi non so se questo è il verso di Swanna, ma Swanna. Donkey Kong. Allora, gran fisico, così ci bustiamo sia l'attacco che la difesa. Psigamisù non è buono quanto il tiramisù, quindi insomma non ci fa un cazzo. E andiamoci di Nemesi, che con un Nemesi, ragazzi, con lo stab e con l'attacco aumentato fa male, fa veramente male. Porca puttana, Swanna però a livello 60. No, rispetto, no, Bastardo infame, troppo forte, ragazzi, non avrà proprio effetto per niente, essendo di tipo volante, Swanna. Ma noi lo usiamo lo stesso perché c'avevamo lo stab d'attacco, il boost più che stab, il boost di attacco, che adesso non abbiamo più. Quindi, dato che voi mi lamentate nel video se io uso solo Godzilla, sì, Donkey Kong, quindi adesso cambieremo contro questo Slugma, manderemo il nostro Extreme a livello 61. Quindi, ragazzi, cazzo, nella prossima parte io devo far salire Pokémon fino a livello 80 quasi per vincere la Lega, per vincerla, E poi nello scorso episodio, ovvero l'episodio di lunedì, vi avevo ricordato, vi avevo detto che probabilmente potevo far venire Michelle qui sul canale e fare un episodio di Rubin Omega. E niente, molti mi avete detto di sì, quindi Michelle viene a registrare. Quindi probabilmente verrà in un video e registrerà Rubin Omega e saremo tutti felici perché ehi, gioca una ragazza a Pokémon, che volete di più dalla vita, Ok, abbiamo battuto la vecchia. Ora direi che Donkey Kong non serve più. Abbiamo preso anche una bacca lampone, che non ci dispiace. Ora Pokémon, però c'è un problema. Voglio giocare con Godzilla. Anche se Zeus c'ha bisogno di un po' di allenamento, effettivamente. Ma voglio giocare con lui. E che cavolo, Godzilla è uno dei miei preferiti qua. Ah, faccio preferenze con i Pokémon, Federic. Non va bene. Altro allenatore di oggi, ragazzi, questa parte durerà, se no, 25-30 minuti quasi. Non so se fare Lino in questa parte o fare battere Lino direttamente alla mia ragazza. Non sarebbe male questa cosa. Ci piace. Lampent! Che cazzo gli faccio? No, perché ho fatto Geolancia? Mi sono sbagliato, raga. Mi so proprio che è sbagliato. Vabbè, comunque se mi fai 5 colpi non mi so sbagliato. Se mi fai 5 colpi non mi so... E dai, Godzilla! E dai, Godzilla, che sei tutti noi! Minchia. Ah, approfitto anche nel parlare in questi video, perché li usavo come specie di blog per parlare con voi. Cazzo, mi dite tutti che sono uguali a Blur. Dite che sono uguali a Blur. Che poi Blur è uno youtuber che seguo anch'io. Cioè, è un grande Blur. Lugozzi! Vabbè. A parte questo, mi fanno morire i suoi video, ma non tanto per le bestemmie, ma per i suoi scleri, che quell'uomo sclera male realmente, cioè le cose le fa sul serio, se le fa, mi piace, ma tutti mi dite che assomiglia a Blur, cioè cavolo ragazzi, assomiglia a Blur, e Blur non lo sa, quindi andate a scriverglielo sotto ai video a Blur che gli assomiglio, perché se no non ha senso scriverlo solo a me. Allora, scegliamo qua sotto, siamo riscesi sotto, dove devo andare? Ah, c'è uno strumento, perfetto, prendo lo strumento. Ragazzi, mi dispiace, ma probabilmente voi, dato che io forse da qua riesco a vedere un po', ma voi probabilmente sullo schermo vedete un po' nero. Non posso farci niente perché, flash non ce l'ho, che cavolo. Ora, devo andare giù di qua. No, credo. No! Volevi, mi ha fatto questo, bastardo infame. Per te solo salame, Mattias. E lui lo sapeva che io giravo così, per questo è tornato indietro. Bastardo. Maractus. Cactus, aspetta, un cactus, alla fine è un cactus. Lui è un cactus. Un cactus a livello 64. Ma noi il cactus lo buttiamo giù con un gelolancia. Bam. Ah, due colpi dovrebbero bastare per ucciderti, vero? Godzilla, ragazzi, è l'unico Pokémon di tipo drago che riesce a fare mosse di tipo ghiaccio nonostante è stab. Cioè, è un cane, Come Fufu, è un cane. Allora, Dog Bau Bau, ciao ciao, Diamant Tempesta. Sì, contro i cani, ragazzi, ci andiamo di Diamant Tempesta, solo a raggio. Vabbè,
siamo di tipo drago, che cavolo ci fa un sull'arraggio. Comunque diamo in tempesta, sembra uno shotti con un colpo, sei un grande. Numeri 1, raga, numeri 1. Ah, per scelta. Mattias, ciao Mattias, è stato un piacere. Ora, tra l'altro ragazzi, oggi mi sono scordato di mettere sia il braccialetto che la collana. Cioè, proprio abbigliamento zero oggi, Fedri, proprio sciapo, questo episodio è sciapo, capito? Mannaggia il diavolo. Vabbè, mi sono scordato, raga, tra la fretta e cose per registrare, non è che mi posso sempre mettere... E scendi, cazzo! Non è che mi posso sempre mettere tutta acconciatura, eh? Allora, scendiamo di qua. Una lotta in doppio, ma ce ne freghiamo altamente. Oh, 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 oh. Perché noi bariamo. Sì, sì, ragazzi, faccio lotta in doppio, sono sicuro che mi shottano. Però siamo fuori, siamo fuori. E l'avevo detto che qua c'era un tunnel del divertimento. Oh, oh. C'era il tunnel copsichico. C'era il tunnel, ragazzi. Allora non mi sbagliavo che potevo ricollegarmi. Io, ragazzi, ho capito subito dall'atmosfera che era così, non c'è niente da fare, era così. Vabbè, a parte questo, rientriamo, grazie. Giriamo di qua a sinistra. C'è una vecchia, c'è una vecchia. È un vecchio più. Cioè, tipo, io sto qua a due passi da lui, ma guarda, lui si gira con la testa, ma non mi viene incontro. Volevi. Banda di ciance, mostrami la tua determinazione. C'hai anche ragione, in sta parte parlo troppo, raga. Parlo troppo. Ma io non ci dovevo entrare in questa via vittoria, a questi livelli. Ma me la sono rischiata. Me la sono rischiata. Ma... oi. Livelli troppo alti qui, livelli troppo alti. Livelli troppo alti. Gelolancia dovrebbe essere super efficace, vero Federic? Minchia la difesa che c'ha questo Hippowdon, vero? Dai, solo due colpi! Solo due colpi! Diventa velocissimo, quindi attacca prima lui. Spaccaroccia non mi fa niente. Ma che ci vuoi fare con uno spaccaroccia? Ma che minchia ci vuoi fare con spaccaroccia? Minchia, fammi 5 colpi con gelolancia, eh. Fammi 5, eh. Fammi 5, eh. Brutto colpo! Brutto colpo! Fammi 5, eh. Bravo, bravo Godzilla, siamo tutti noi. Un bacione a Godzilla, che non ci delude mai. Ora, Blitz a livello 45. Charizard non salirà mai a livello 60 di sto passo. Cazzo, faccio ad allenarli, ragazzi, nella prossima parte. Come faccio ad allenarli? Vabbè, spero che nella vittoria, però io, ragazzi, finora non ho ancora trovato nessun Pokémon. La domanda mia ora è, no, se non ho trovato nessun Pokémon, a che livello sono i Pokémon che sono in giro? Quindi adesso, prima ci finisce il repellente, noi proveremo a usarlo. Per vedere a che livello sono i po... Oh. Buttamelo di... Best fail ever in the world. No, voglio vedere i Pokémon a che livello sono in questa via vittoria. Riesco a vedere così? C'è un allenatore. Ok, voglio vedere a che livello sono i Pokémon. Oh, ciao Slowking. Ciao Donkey Kong. Bii... 40. Potrei allenarmi qua effettivamente, almeno finché sono con Charizard e Latios. Potrei allenarmi qua effettivamente, perché i Pokémon sono a livello 40, quindi... Insomma, esperienza la prendiamo. Non tanta, ma la prendiamo. Ora noi dobbiamo andare giù o da un'altra parte. Io, ragazzi, credo che devo andare a sud e qua. I Pokémon di tipo drago sono i più forti, te lo dimostrerò. Non sai con chi stai giocando, bello. Io utilizzerò un po' di tipo drago contro te. E perché tu usi un Miss Magius? Scusa, non è di tipo drago. Adoro l'Extreme. L'adoro, guarda, l'adoro con tutto me stesso. Allora, contro questo Miss Magius, o Miss Magius, o ti do un bacio. Lucia. Mi faccia un diamante in testa, che così lo buttiamo giù tranquillamente. Che non è super efficace, ragazzi, ma comunque li fa parecchio. Lui utilizza la bacca così da aumentarsi la velocità e usare trasformazione. Porca puttana, là ce l'avevi veramente un tipo drago. Mi stavi fottendo! Questo, ragazzi, è il bello dell'Extreme. Avete assistito all'Extreme. Questa è l'Extreme, ragazzi. Il tipo ha detto che aveva un tipo drago, non ce l'aveva, e invece no, trasformazione ce l'ha avuto. Però vabbè, si sa, il tipo drago migliore ce l'ho io. Mi spiace, ma il tipo migliore ce l'ho io. Quindi, ciao ciao. Ah, Fiorenzo. Mi dispiace. Non c'hai speranze contro il signor Federic qui, eh. Allora, a parte questo.
A parte speranze, saliamo un po' perché sento un po' caldo qua, eh. Ah, saliamo un po' nell'aria fresca. Il ponte lo oltrepassiamo, andiamo di qua. Scendiamo e abbiamo una lotta in doppio, ragazzi. Io direi che questa sarà l'ultima lotta di oggi, perché siamo già a 20 minuti e dura tanto effettivamente. Questa mia vittoria dura veramente tanto, 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 tanto. Nella prossima parte farò sfidare Lino alla mia ragazza, per forza. Dovrò farlo, ragazzi, dovrò costringerla a sfidare Lino, perché la vostra volontà ha voluto questo. La vostra volontà ha voluto questo. E in caso vi faccio sfidare anche la Lega Pokémon, perché si sa, si sa. È più forte di me lei, e ve lo dimostrerà, è più brava di me. Ok, finché c'hanno due Pokémon di merda così, nessun problema, raga. Finché c'hanno questi due Pokémon di merda, però. Allora, noi ci mandiamo due bestie. Scendi neve, guarda, in una grotta non me lo sarei mai aspettato. Ok. Allora, devo trovare il modo di shottare tutti e due. Quindi diamo in tempesta e... Raga, me la rischio. Siete pronte? Me la rischio. Minchia devasto! Shotto anche Godzilla adesso con Serp. Anche se avrei potuto fare il terremoto, ma Emolga probabilmente non l'avrebbe preso. Diamante in tempesta colpisce tutti e due, quindi potresti anche shottarli volendo, eh. Vero? Purtroppo ha lasciato in vita Meryl, che era l'unico Pokémon che in teoria non dovevo colpire con Surf, ma va bene. Donkey Kong sale a livello 57, ragazzi, i Pokémon salgono anche abbastanza veloci se si, se si fanno tante sfide. Ci va di riccio lo scudo che aumenta la difesa, ma noi, ragazzi, lo attacchiamo con un attacco speciale come Surf, che dovrebbe farli male. Vediamo. Niente. E immaginavo, ragazzi, che dovevo usare prima Diamante Tempesta su uno e su lui avrei dovuto fare Drago Artiglio o comunque Terremoto o qualcosa del genere. La tua abilità è davvero tanto utile, o forse avrei dovuto fare Sprizzalampo sull'uno, sull'altro Drago Artiglio, insomma non lo so, ragazzi, comunque lo shottiamo in questo turno. Sprizzalampo è fortissimo e via. A questo punto ah, ok. E i karateki sono stati sconfitti, è meglio così. Ok, karateka, è stato un piacere. E ora, ragazzi, dovremo salire, immagino. Usciamo fuori. Esattamente, ragazzi. Beh, io direi che di qua possiamo anche stoppare l'episodio. A quanto pare c'è un Zapdos e un Annone da trovare in questo luogo. Assai misterioso questo luogo, ma io direi di stopparci qua. Perché... perché sì. Perché sì, ragazzi, me la sento di stoppare qua, siamo già troppi minuti, non vorrei allungare troppo l'episodio per farlo sembrare troppo noioso. In questa parte abbiamo capito che siamo deboli, ci serve allenamento, quindi che dire. La prossima parte ci alleneremo e magari lì non lo faccio affrontare a Michelle, che me l'avete chiesto in tanti. Da Federica è tutto e noi ci vediamo con un prossimo episodio. Ma prima Instagram, ragazzi, Instagram, ve lo ricordo, mi piace, un commento, e a questo punto vi posso anche salutare. Da Charmander è tutto, da Federic anche. Ciao a tutti e ci vediamo lunedì. Ci vediamo lunedì, mi raccomando, non mancate, eh. What you on, nigga? What you really on, nigga? I'm a